il medium come magnum. Medium vuol dire che ha dei poteri. Ci preziosite casomai. Gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Siamo sulla costa ionica Regina, a una trentina di chilometri dal capoluogo. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita di prima categoria, girone D Calabria. Borgo Grecanico, ASD Calcio Ravagnese. Il Maro Simone ha indossato l'abito della domenica, anzi del sabato. Ritorna la febbre del sabato sera, pomeriggio. Le formazioni intanto: Borgo Grecanico, Falcone, Scaramuzzino, Mangiola, Neri, Martino, Sgro, Ielo, Iannò, Martino, Binna e Iamonte. In panchina Tringali, Idrisu, Bertone, Manganaro, Zerbi, Romeo, Domenico, Romeo, Piero, Caridi e Laganà. Calcio Ravagnese, Comandela, Tella, Fava, Facciolo, Cuzzola, Bianchi, Polito, Francesco Menditi, classe 98, Manti, Pangallo e Ventura. A disposizione del mister Francesco Mario Preferito, Demerio Sgro, Pellegano, Francesco Menditi, classe 90, Gulli, Attinà, Pudorti, Vigoroso e Falduto. L'arbitro è il signore Egidio Talarico della sezione di Catanzaro. Un minuto e 10 secondi, non è successo proprio nulla. Intanto lo schieramento alla sinistra dei nostri teleschermi, caratteristica casacca canarina, quella dei padroni di casa del Borgo Grecanico, che ha sfiorato il vantaggio con il suo bomber Obinna, tiro che ha sfiorato la trasversale di un niente. Questo dopo un minuto e 30 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Il Ravagnese, casacca verde alla destra dei nostri teleschermi, pantaloncini neri come i calzettoni. La capolista Ravagnese di scena oggi qui sul terreno di gioco dello stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Il Borgo è praticamente salvo, non ha nulla da temere a prescindere dal risultato, quindi questo lascia intendere che assisteremo a una partita tranquilla, serena, di calcio spettacolo per intenderci. Spiove un cross, urlo tarzanino da parte dell'uomo ragno Falcone, ha già scambiato con il compagno di linea Martino. Osserva il piazzamento dei compagni, non aggancia Scaramuzzino e allora Fava tenta di mettere in movimento ancora lui. Minniti Francesco, classe 98, l'ultimo a toccare è Fava,
rimessa laterale per il pallone di casa già battuto, Martino perde palla, si aiuta come può, cioè in maniera irregolare a parere del direttore di gara, il signor Egidio Talarico, che decreta un calcio piazzato a favore della formazione ospite già battuta, manovra Pangallo, chiama in causa Ventura sul settore di sinistra, ancora Pangallo, cross al centro, cincischia un attimino sul pallone e consente l'intervento comodo di Falcone, osserva il piazzamento dei compagni, quindi fa rotolare il pallone sui piedi di Mangiola, che con il suo piattone sinistro cerca di mettere in movimento Obinna, anticipato da Cuzzola. Palla in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato il giocatore ospite, ecco il motivo di questa rimessa già battuta, cerca di andarsene. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale sull'out di sinistra, già battuto. Ancora il Borgo. Palla che finisce sui piedi di Comandè. Con tutta calma, Fava, Ventura, laterale a sostegno Facciolo per Cuzzola, schema consolidato, Cuzzola, Fava, palla in zona morta dove non ci sono attaccanti Polito, Menniti, Manti, Pangallo, Ventura, ma difensori come Scaramuzzino, Mangiola, Neri, Martino e Sgro. Intercetta Mangiola, uno dei giovani più interessanti del Bocale, prestato per questa annata calcistica al Borgo Grecanico. Imposta la manovra, parte da lontano Alberto Sgro, capitano della formazione locale, giocatore di talento, ha militato pure nel campionato di Serie D con la Valle Grecanica. Fuori gioco di rientro, 6 minuti nel primo tempo, al Saverio Spinella di merito Porto Salvo non è successo nulla, l'unica scintilla, l'unico scarica di adrenalina è stata quella di Comandè, che si è visto arrivare quasi addosso lo sgusciante Obinna, il pallone però ha superato la trasversale, conquista una rimessa laterale la formazione di casa, l'ultimo a toccare è stato Fava e allora Martino tenta di mettere in movimento Obinna sul settore di destra, sono i primi momenti di studio, c'è molto tatticismo inizialmente perché le squadre cercano, come si dice, di prendersi le misure ambo le parti tra virgolette. Cerca di affacciarsi dalle parti di Comandè la formazione di casa nel tentativo di sbloccare il risultato.
ma di fronte, non dimentichiamolo, la capolista ravagnese che ha dominato in lungo e in largo il campionato sia in casa che in trasferta. Non aggancia per niente Martino, si era aperto un corridoio a Gallo, non si intendono i due, l'altro era Ventura, palla che schizza oltre la linea dell'out di fondo, nulla di fatto. 8:44, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, l'altro nome con cui è nota la struttura sportiva intitolata, come tutti sanno, al compianto presidente della Nuova Melito, Saverio Spinella. Cerca di incunearsi Scaramuzzino, il suo assist si perde nel buco nero della galassia nana. C'è il contropiede degli ospiti e il fallo sull'out di destra e il calcio piazzato. Sulla linea di battuta c'è Pangallo, arrivano i saltatori, le torri e gli arieti, spiove un cross, per un niente non arriva all'inzuccata, ma l'arbitro comunque aveva segnalato la posizione di offside. 10 minuti nel primo tempo, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, nella partita Borgo Crecani con calcio ravagnese, valevole per il campionato di prima categoria, girone D Calabria. Padrone di casa del Borgo Crecanico in casacca canarina, diciamo così, è un po' la divisa ufficiale. Perde palla Romeo, la conquista Pangallo, l'amministra Pollito, anzi tratta di Francesco Menniti, classe 98, cerca di incunearsi Manti, il suo cross, la palla ha superato la linea di fondo e il gioco riprenderà allora con una semplice rimessa al fondo campo. Va a sistemarsi il pallone sul vertice sinistro dell'area piccola l'uomo ragno Falcone e col suo piattone destro tenterà di mettere in movimento i propri attaccanti. C'è un colpo di testa da parte di Romeo, palla che finisce nel sottostante pallone del Maro Simone, che dà anche il nome alla contrada oltre che allo stadio. Sempre 0-0. Rimessa laterale per gli ospiti. Non ci sono stati sussulti particolari fino a questo momento all'infuori del già accennato tiro di Obinna, che ha superato la trasversale di un niente. Non raggiunge l'assist Ventura, che si era smarcato sul settore di destra per il preciso intervento imposta ora Mangiola,
Questi è Alberto Sgro. Lungo lancio verso Martino, con tutta calma il centromediano Cuzzola risolve e mette in movimento i propri compagni. Questo è il laterale a sostegno Facciolo con il suo piattone destro, intuisce tutto il mezzo sinistro Pangallo, spreca una grossa opportunità il Ravagnese per portarsi in vantaggio, sempre 0-0 dopo 14 minuti nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Ma non è facile per gli attaccanti di casa liberarsi della guardia arcigna e dispotica di difensori rocciosi e robusti come il cedro del Libano, il Sequoia, generale Sherman, la quercia di Sherwood, Major Roach, detta anche di Robin Hood. Nel tiro alla fune fino a questo momento non ci sono vincitori né vinti. Spiove un cross, ma è irraggiungibile. Nonostante il turbo di Usain Bolt. Calcio piazzato, cosiddetto fallo tattico, sulla tre quarti. Le squadre partono con il classico 4-4-2 che può diventare 4-3-3. Palla che si perde sull'out di destra. Quando sono passati 15 minuti e 50 secondi nel corso della prima frazione di gioco, l'arbitro non ha dovuto compiere niente né prodursi in alcuno scatto, praticamente ha dovuto timbrare il cartellino della disoccupazione presso l'ufficio, il locale ufficio di collocamento. Non si chiude il triangolo per Robinna, contropiede. Aggancia Fava, palla che si avvia verso il calcio d'angolo, si produce in uno scatto il portiere, ma il pallone ha superato la linea di fondo e l'arbitro assegna il corner a favore della formazione di casa. Grappoli di uomini in aria, parte un cross, un colpo di testa da parte di Obinna, anticipato però dal suo angelo custode. La rimessa laterale, dice l'arbitro, è a favore del Ravagnese. Fava. Cuzzola. Polito, si gioca in scioltezza, ma allo scatto Ventura, ancora Ventura,
è andato al colpo di testa ma con scarsa fortuna il centrattacco ospite Manti. Pericolo scampato. Martino porta a spasso il pallone, circondato da un nucleo di avversari, finisce col perdere palla. Erano su di lui Fava, Pacciolo e Ventura. Si smarca e riceve Mangiola. Parte il suo cross verso Scaramuzzino. Romeo al volo cerca di mettere in movimento Scaramuzzino. L'ultimo a toccare è stato il giocatore di casa, quindi la rimessa laterale a favore della formazione ospite. 19-25 nel primo tempo, sempre 0-0. Pacciolo Ventura, finta e doppia finta, gioco di gambe. Polito alla destra, spostato a sinistra, con calma, esperienza, forza e agonismo, capitano Alberto Sgro tenta di mettere in movimento i propri attaccanti. Intanto l'arbitro ferma il gioco e convoca il massaggiatore di casa, il signor Nuccio. Suraci, che sta prestando le cure del caso al giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Si tratta del capitano della formazione locale, Alberto Sgro, che accenna a riprendersi, ma il gioco riprenderà con un rimbalzino tra virgolette a centrocampo e restituzione di palla come vuole il bon ton, il savoir-faire, l'educazione, insomma il rispetto del regolamento a termine di statuto. Può partire il contropiede, cerca di insinuarsi nel corridoio, intuisce tutto però. Il difensore ospite e quindi svanisce l'opportunità. Fino a questo momento sono passati oltre 20 minuti. Riteniamo che non si possa parlare di una partita emozionante e affascinante come le migliori telenovelas strappa lacrime, tipo Il Segreto, Terra Nostra, Cuore Selvaggio, Celeste, Topazio e Tempesta d'Amore, ma comunque una partita gradevole, giocata a viso aperto sugli opposti fronti. Obinna, apertura per Martino, vertice sinistro, tiro cross centrale, non si fa ipnotizzare, comandè, cercano tutti la felicità.
per Democrito per ottenere la felicità bisogna liberarsi dalle passioni. Epitteto di Ierapoli sostiene che tutto dipenda dall'uomo, che deve saper scegliere tra il bene e il male attraverso la ragione, l'unica in grado di spingere verso la virtù, il bene, la felicità e la libertà. Per Aristotele la vita virtuosa porta alla felicità, bene comune. Elementi fondamentali sono la ragione e la virtù, cioè la salvezza. I minuti scorrono, 24:09, il risultato è inchiodato sullo 0-0 iniziale. Fallo tattico di capitano Alberto Sglo, 24:30, sempre 0-0. Arriva sulla linea di battuta, oltre a Pangallo, anche il laterale a sostegno Facciolo. Fitta barriera, praticamente 21 giocatori nella metà campo avversaria, 20. Un tiro senza pretese che passa un paio di metri alla destra del portiere. Fin qui una partita avara di soddisfazioni, taccagna di emozioni. Spilorcia di brividi. Si appoggia sulle spalle il centromediano Cuzzola. Spiove un pallone sul settore di sinistra. La rimessa verso Cuzzola. Comandè Cuzzola. Si arrabbia di brutto il capitano della formazione ospite. Si sgancia e riceve palla Martino, cerca di andarsene. Gran gioco di gambe e alla fine conquista un calcio d'angolo. Stavolta i saltatori e le torri indossano la casacca canarina. 20 giocatori, parte il cross, si arrampica sulle liane, è meglio di Johnny Weissmuller, il Tarzan ospite Comandè. Un missile terra-aria praticamente imprendibile. Sganciato dalla rampa semovente di Alberto Sglo. Contropiede ospite affidato a Fava. Verso il centroattacco Manti, che si fa applaudire per questa rasoiata che non passa lontano dalla trasversale difesa da Falcone. Possiamo inserire questo brivido, questa emozione. 27esimo del primo tempo, tra le due una per parte, quindi Romeo Serpentina, lancio per Obinna, non riesce la triangolazione in velocità, però
almeno conquista un calcio d'angolo, l'ennesimo. Fino a questo momento il Borgo Grecanico sta affrontando senza timori riverenziali né sudditanze psicologiche la capolista Ravagnese, che ha già festeggiato in qualche modo, comunque aspetta la fine del campionato come giusto che sia per poter dar vita poi ai festeggiamenti ufficiali. Travolge il suo diretto avversario, è arrivato addosso, non si è aperto l'airbag, tutto liscio, si può proseguire. Elegante disimpegno da parte di Martino, uno dei giovani più interessanti non solo del Borgo Grecanico ma addirittura dell'intero comparto. Questa è la nostra opinione, ovviamente non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. Mangiola si libera in slalom di due o tre avversari, intuisce tutto Pino Fava, ma si allunga poi il pallone e allora Martino verso Romeo, ancora Martino, limite dell'area, si libera del suo diretto avversario ma non di un secondo, perde palla, esterno destro di Ippolito, perde palla Iamonte, arriva in ritardo, ritardo che gli costa il cartellino giallo. Primo cartellino giallo per un fallo tattico a centrocampo e secondo noi ha fatto bene, perché perdere il pallone con un tiro telefonato scoccato dalla lunga distanza il lancio di Mangiola verso Binna, si produce in uno scatto Romeo, non si chiude il triangolo, può agganciare Pacciolo, mette subito in movimento il mezzo sinistro Pangallo, che è un po' il motorino della squadra dello stretto. Questi è Scaramuzzino, si produce in uno scatto ma intuisce tutto l'ottimo Fava. Non si intendono i due. Può recuperare la difesa ospite. Difese granitiche, abbottonate, prudenti, che non vogliono rischiare nulla almeno nel primo tempo, anche se ancora
siamo soltanto al 33esimo e in questo quarto d'ora più recupero può ancora succedere tutto, minuto più, minuto meno. Era praticamente da solo centroattacco locale, pardon, ospite Manti. Bel fraseggio a centrocampo, Romeo, il suo lancio verso Scaramuzzino. Martino perde l'attimo favorevole, Martino l'altro, Antonio e Nunzio. Trentaquattresimo del primo tempo, sempre 0-0. Non si è visto granché in questo primo tempo. Non sono le emozioni di Dallas, Beverly Hill, Angelica, Milagros, anche i ricchi piangono, 100 vetrine. Arriva il primo gol della partita. Si è allentato un attimino la morsa della difesa locale, però non va nemmeno sottaciuto il bellissimo inserimento da parte del mezzo sinistro Pangallo, di cui abbiamo tessuto le lodi poco fa. Calciatore a tutto campo, e la capolista è passata in vantaggio. Cerca ora di mettere il risultato in cassaforte, ma il tiro del solito Pangallo finisce tra le braccia di Comandè. Vediamo quale sarà la risposta dei padroni di casa, che sono sotto di un gol a zero. L'unica rete del match è stata segnata da Pangallo con un bellissimo inserimento nel cuore dell'area di rigore e ha trafitto come un tordo allo spiedo l'incolpevole Falcone. È andata ancora vicinissimo al raddoppio la formazione dello Stretto, che sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di mettere il risultato in ghiacciaia. Parte il cross, si arrampica l'uomo ragno, spalanca i tentacoli. Scaramuzzino va in pressing e il portiere si deve produrre. In un intervento alquanto rischioso. Finisce tutto bene, può partire il contropiede ospite, il laterale a sostegno Facciolo mette in movimento subito
il solito Pangallo, e diciamo solito, ma è certamente uno dei giocatori più in vista. Stiamo scoprendo l'acqua calda della formazione del Ravagnese, giocatore dotato di talento e classe. Bellissima l'apertura sempre di Pangallo, e il Ravagnese ha sfiorato ancora una volta, partita che ha presentato negli ultimi 5 minuti le uniche vere emozioni, brividi e suspense del primo tempo. Comunque gli ospiti, capolista del girone di prima categoria Calabria, non stanno tradendo le attese, anzi. Un tiro a giro, come si dice, ma senza pretesa alcuna, perché la sfera ha superato di un paio di metri la trasversale. Il solito laterale a sostegno Facciolo, il suo lancio in profondità, la comoda uscita di Falcone, Martino, il lancio per l'altro Martino, Scaramuzzino, Martino, un tiro a giro anche lui, con uguale risultato a quello di prima. Va a raccattare il pallone nel campo per destinazione Comandè, lo sistema sul vertice dell'area destra, lo scambia con Capitan Bianchi, ora sta presentando belle giocate la capolista, che comunque vuole fare bella figura anche in campo esterno, cosa che ha fatto per tutto il campionato. Il successo non arride per caso. Al Ravagnese subisce fallo Romeo, una carica, punizione già battuta da Pino Fava, che ha licenza di sganciamento, in pratica è un finto terzino. Obinna conquista una rimessa laterale già battuta, Scaramuzzino, Martino, Diamonte, Scaramuzzino. Ancora a monte, va al tiro cross che non passa lontano dai pali della porta difesa da Comandè. Questa bella iniziativa di Amonte al 43esimo del primo tempo, con il risultato 0-1 a favore del calcio ravagnese, la rete di bellissima di Pangallo da incorniciare nell'album di famiglia.
al 35esimo appunto del primo tempo. Romeo, il gioco è fermo, punizione per gli ospiti. E ora si vedono degli sprazzi emozionanti. Come i cartoni animati, la Pantera Rosa, i Simpson, l'Uomo Ragno, Braccio di Ferro, Peppa Pig, Capuccetto Rosso, Tre Porcellini, Mascia e Orso, Biancaneve, Cenerentola, Il Gatto con gli Stivali, Topolino, Willy Coyote, Cocco Bill, Candy, Heidi, Paw Patrol, Sammy il Pompiere, Pinocchio, Tom e Jerry, Robin Hood, Peter Pan, Il Libro della Giungla, Frozen, Pocahontas, Dragon Ball, Il Re Leone, La Carica dei 101, Tarzan, L'Orso Yoga, chi più ne ha più ne metta. Tenta ora di farsi mancato pareggio proprio mentre l'arbitro aveva appoggiato il fischietto sulle labbra per decretare la fine del primo tempo. Successo meritato, perché comunque ha creato di più e ha giocato meglio la capolista. Ha diretto il signor Egidio Talarico di Catanzaro. Borgo Grecanico 0, Calcio Ravagnese 1, Pangallo al 35esimo. La linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.